Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Secondo uno studio del CRESA, la pandemia ha accelerato il declino demografico in Abruzzo, come nel resto d'Italia. Nel 2020 il record negativo di nascite e anche il più alto numero di decessi dal dopoguerra. Diminuiscono i flussi migratori e anche il numero dei matrimoni. Vediamo il servizio. La pandemia ha ridotto la popolazione abruzzese e quanto emerge da uno studio del CRESA, secondo cui il declino demografico in atto già dal 2013 è stato accelerato dagli effetti del Covid. E questo non solo per le conseguenze immediatamente riconducibili al virus, come l'aumento dei malati, dei ricoveri e dei decessi, ma anche per i contraccolpi dovuti alle restrizioni imposte dalla politica, che hanno impedito i movimenti, causato perdite di posti di lavoro e limitato le cerimonie. Nel corso del 2020 le persone residenti in Abruzzo sono diminuite di 8.685 unità. È come se un comune della grandezza di Guardia Grele fosse sparito nel nulla nel giro di un anno. Nel 2020 inoltre si è registrato il minimo storico di nascite. Sono 8.227 venuti al mondo in Abruzzo nell'anno della pandemia. Parallelamente si è registrato anche il massimo storico di decessi. Sono morte 16.296 persone, mai così tante dal secondo dopoguerra. Solo il 7,6% dei decessi però è causa Covid, ovvero 1.238 unità, ma è una percentuale più alta della media che si registra nel resto del Mezzogiorno. Il calo demografico in Italia ha interessato principalmente le regioni settentrionali, ma è al sud che il divario tra nascite e decessi diventa sempre più grave. I numeri della popolazione abruzzese sono stati inficiati soprattutto dalla seconda ondata del virus. A pesare anche il calo dei flussi migratori. Sono 616 in meno rispetto al 2019 le persone che hanno cercato una vita migliore in Abruzzo, quasi il 10% in meno, con differenze tra le quattro province. Importante anche il numero che riguarda i matrimoni. Nel 2020 sono state 1.746 le coppie che hanno deciso di convolare a nozze. Nel 2019 ne erano più del doppio. Conseguenza questa del Covid, dell'impossibilità di festeggiare, certo, ma forse anche di una società sempre più secolarizzata. Se nel 2019 i matrimoni celebrati in chiesa erano quasi il 53% del totale, nel 2020 ne sono stati appena il 24,5%, una contrazione superiore a quella della media nazionale, mentre i matrimoni civili hanno registrato un calo molto più modesto, di circa il 34%. Cambiamo argomento. Da poche ore Vittorio Catone, 35enne pescarese, il nuovo presidente della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Ascoltiamo, le sue parole da neopresidente nel servizio di Paolo Renzetti. Da poche ore Vittorio Catone è il nuovo presidente della Saga, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, una nomina di grande impegno, di grande prestigio, Catone. Assolutamente sì, hai detto bene, grande prestigio, onori ed oneri. Da qualche giorno già siamo al lavoro per il bene dell'Abruzzo e per la società aeroportuale. Bisogna essere onesti, noi ereditiamo una situazione aeroportuale molto positiva, nonostante un anno orribile vissuto anche dall'aeroporto di Pescara causa pandemia. Oggi da Pescara ci sono 32 destinazioni, onore al merito di chi ci ha preceduto per l'incremento di queste rotte. Parallelamente abbiamo trovato delle situazioni un po' deficitarie dove dobbiamo metterci al lavoro e migliorare determinate situazioni. Se posso permettermi, uno dei nostri obiettivi sarà quello di mettere in rete gli interi servizi della Regione Abruzzo, quindi oltre all'infrastruttura aeroporto, il servizio turistico della Regione Abruzzo e gli operatori turistici e commerciali della Regione Abruzzo. Oggi, sotto questo punto di vista, siamo un po' carenti, la nostra mission sarà quella di migliorare tutto questo aspetto. Una priorità è mantenere costante la pandemia, perché da un giorno all'altro potrebbero modificarsi dati e criteri, per cui la società aeroportuale, l'aeroporto deve essere pronta a qualunque tipo di cosa, anche ipoteticamente a tamponare determinati voli. Obiettivi vi sono, ereditiamo appunto una situazione dove
a breve dobbiamo assolutamente mettere in atto il prolungamento della pista che ci consente di entrare in altri mondi e in altri mercati, e questo dovrà essere uno dei primissimi obiettivi, e poi modificare e migliorare tutto l'aspetto riguardante l'informazione e la comunicazione che oggi ahimè è molto carente all'interno dell'aeroporto. Allora, io condivido molte parole del Presidente Paolini, tra cui anche quelle che ci vuole un management, un consiglio di amministrazione che è pronto a lavorare per il bene dell'Abruzzo, e questa è la mia volontà e la volontà dei quattro consiglieri di amministrazione. Fa specie che poi il manager lo dica lui, che insomma sicuramente ha dimostrato di essere all'altezza di presidente del consiglio di amministrazione, ma non mi risulta una grande esperienza nel settore prima della nomina a presidente della società aeroportuale. La cronaca a Domati: gli incendi che fino a questa mattina avevano interessato diversi comuni del pescarese. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei roghi, ha detto il sindaco di Letto Manopello D'Alfonso, il quale invita a rispettare la montagna. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Il territorio di Letto Manopello da qualche giorno è sotto l'occhio di questi incendi, sono stati spenti, purtroppo hanno lambito anche le abitazioni, anche però un messaggio di speranza e di attenzione per il futuro, per un'estate che si attende caldissima. Certo, siamo stati coinvolti purtroppo in questa tragedia. Adesso diciamo, è stata fatta la messa in sicurezza dei luoghi, e questo naturalmente grazie ad un lavoro intenso e di sacrificio effettuato nella giornata di ieri, dalla mattina da circa dalle ore 12 fino a questa mattina, praticamente fino alle 4 alle 5 di questa mattina. Sono intervenuti 4 Canadair da parte della Protezione Civile Regionale, sono intervenuti dei Vigili del Fuoco naturalmente provinciali, sono intervenute varie squadre di volontari da parte delle protezioni civili e delle comunità locali, sono intervenuti i nostri della Protezione Civile locale di Letto Manopello e poi naturalmente i carabinieri forestali che ci hanno diciamo così, aiutati nella, diciamo così, anche nella conoscenza del fatto di come è potuto accadere questo incendio diciamo, doloso. Sono in corso anche delle indagini nella speranza che venga fuori veramente chi è stato a fare questo atto criminale. Naturalmente adesso, come dicevo, i luoghi sono in sicurezza e nella speranza che veramente sia l'ultimo episodio da poter vivere in questa estate, ma per sempre. Io raccomando naturalmente attenzione soprattutto nei posti, nei luoghi di montagna, di fare attenzione anche alla semplice cosa, nonché accendere un piccolo fuoco per fare gli arrosticini, che naturalmente si capisce, però possono essere tante di queste piccole azioni che possono determinare appunto questi incendi, e allora dobbiamo stare attenti, frequentare sicuramente la nostra montagna, ma fare attenzione e naturalmente farlo con la dovuta cautela. Andiamo a Chieti. L'amministrazione comunale ha presentato oggi il nuovo servizio di refezione scolastica che andrà a regime per il prossimo anno didattico. Sicuramente abbiamo condotto una procedura di aggiudicazione trasparente, corretta, nonostante alcune osservazioni mosse dall'opposizione che sono state smentite peraltro anche dall'ANAC durante il procedimento. Io credo che le caratteristiche dell'appalto riusciranno a offrire un servizio di qualità ai ragazzi della nostra città e a tutelare le famiglie da eventuali errori che ci sono stati nel passato. Io credo che questo consorzio abbia tutte le caratteristiche e le qualità per offrire un servizio di qualità a un costo basso per le famiglie, per non gravare ulteriormente sui bilanci familiari. Per quanto riguarda i centri cottura, a differenza forse degli altri anni, non partirà tutto da un solo centro cottura, ma ne saranno due, questo per evitare possibili problematiche legate ad esempio al Covid, legate ad un'interruzione di corrente, di energia elettrica, di acqua o cose simili. Ci divideremo quindi i passi della
della produzione delle scuole, in parte partiranno da Villa Magna per la maggior parte delle scuole di Chieti Alta e ovviamente da Chieti Scalo quelle scuole di Chieti Scalo. L'offerta tecnica prevedeva anche l'applicazione di un'app che stiamo vedendo di attivare insieme al comune, con la quale il genitore potrà gestire direttamente la comunicazione del pasto. Quindi scaricandosi quest'app, e queste informazioni poi le daremo in seguito, dicevo, insieme al comune, il genitore potrà inserire l'anagrafica del figlio e tutti i dati relativi al pasto, cioè se usufruisce di un pasto ordinario oppure di un pasto speciale per motivi etico-religiosi oppure per motivi di celiachia o di intolleranze varie. Poi potrà verificare ogni giorno il menù del figlio sull'app e gestire anche eventuali preferenze diverse da quello del pasto standard, il menù alternativo tipo di pasta in bianco qualora il figlio non dovesse stare bene, e segnare l'assenza del bambino in caso in cui non usufruisca, non vada a scuola. Questa mattina all'Università di Teramo il saluto di Papa Francesco ha aperto i lavori del meeting internazionale Scienza per la Pace, un'iniziativa curata dalla Diocesi di Teramo Atria, alla quale ha partecipato in presenza anche la Ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Ricominciare dalle università, anche quelle più piccole, per rianimare la cultura del paese. Tornare presto in aula, in presenza, e investire di più sulla ricerca. È la strada giusta per costruire un mondo di pace. È il messaggio della ministra dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, intervenuta questa mattina nell'aula magna dell'Università di Teramo al meeting internazionale Scienza per la Pace, organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri. L'università ha tanti compiti, ha compito di insegnare, di formare, di fare ricerca, ma è anche un luogo e un riferimento per i territori, e qui è stato assolutamente visto nella maniera giusta. Ministro, tanti giovani scienziati devono andare all'estero e in Italia non sono apprezzati particolarmente e non ritornano, ma come fare? Bisogna lavorare su tanti aspetti, c'è un aspetto sicuramente economico e di sicurezza nelle carriere perlomeno, no? Quindi avere un percorso in cui se sei bravo sai che alla fine ce la fai in un certo tempo, non in 20 anni, magari in 10, e su questo stiamo lavorando attraverso la rivisitazione, proprio c'è un disegno di legge in Parlamento, rivisitazione del preruolo e delle carriere. Tornare a fare lezione in presenza da settembre è l'obiettivo primario del rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. L'Ateneo teramano ha provveduto infatti a vaccinare l'80% dei suoi studenti, uno sforzo organizzativo straordinario. La presenza qui del Ministro ci dice che si riparte dall'Università dopo questa pandemia. Sì, la presenza del Ministro è veramente un orgoglio, un onore per noi, anche perché ho avuto modo di raccontare al Ministro la nostra esperienza con l'hub vaccinale e si è mostrata anche lei orgogliosa del fatto che siamo riusciti a vaccinare circa l'80% degli studenti. Credo che è merito della nostra comunità cittadina di Teramo, della provincia, della diocesi, perché come ho ripetuto prima, Teramo offre un potenziale di ricerca, di centri di ricerca significativo, per cui non solo l'osservatorio astronomico, il laboratorio del Gran Sasso, il zooprofilattico, l'università con le facoltà di bioscienze e di veterinaria, poi il conservatorio musicale. Io credo che quello che se c'è stata attenzione verso questo territorio è perché il territorio lo merita. Il saluto di Papa Francesco alla comunità scientifica di Teramo ha aperto i lavori del meeting internazionale. Il Pontefice, dopo essersi complimentato con la diocesi, ha ricordato che non c'è conflitto tra scienza e fede e che gli scienziati svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione della pace. Desidero esprimere la mia gratitudine agli organizzatori del meeting La Scienza per la Pace, in occasione del Giubileo di San Gabriele, il cui santuario si colloca alle pendici del Gran Sasso, sede dei laboratori nazionali di fisica nucleare. Saluto le autorità accademiche e scientifiche, gli ospiti delle istituzioni nazionali ed europee e tutti gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scientifica.
Taglio del nastro questa mattina al porto turistico di Pescara per Ecomob, la kermesse dedicata alla mobilità sostenibile. Tra le novità, la presenza di uno stand del comune di Pescara dove si potranno conoscere le novità riguardanti la sostenibilità in città. Ecomob, un importante appuntamento per ribadire quanto Pescara punta alla mobilità sostenibile. Sì, è un bellissimo binomio tra il Comune di Pescara e questa manifestazione della Camera di Commercio che ormai è diventata una delle più importanti in Italia. Il Comune di Pescara è presente ormai da anni, quest'anno in grande forze, con uno stand in cui illustriamo tutti i progetti sulla mobilità, mostriamo anche i nostri mezzi per la mobilità sostenibile e anticipiamo anche le novità per l'autunno, bike sharing, moto elettriche a noleggio, oltre ai monopattini che hanno avuto un grandissimo successo e i nostri progetti anche per gli spostamenti casa-lavoro. Insomma, è un po' un momento in cui si va a suggellare il lavoro fatto in questi anni, un lavoro prezioso in collaborazione con tanti volontari ma anche in collaborazione con tanti cittadini che hanno iniziato a recepire pienamente quelli che sono i temi verso cui andremo negli anni prossimi e che sono quelli voluti dall'Europa più evoluta, e quindi Pescara è una delle città oggi più all'avanguardia in tema di mobilità alternativa, di mobilità sostenibile e quindi sostanzialmente di non inquinamento della nostra aria. Pescara, che raccoglie i frutti di quanto fatto in questi anni, e punta ad essere una delle città più green d'Italia ma anche d'Europa. Sì, io parlo di un caso Pescara perché già oggi credo che Pescara, almeno sulla riviera adriatica, sia una delle città più all'avanguardia in questa direzione. Nuove piste ciclabili, una velostazione a Porta Nuova, ce ne sarà un'altra anche nella stazione di Pescara Centrale, quindi si iniziano a creare le condizioni per la condivisione, cioè per avere anche la intermodalità, arrivare magari con il treno a Pescara e poter trovare una bicicletta, poter trovare un monopattino, poter trovare una moto elettrica e quindi finalmente andare verso quell'obiettivo del 2050 che è quello della neutralità climatica, che è un tema europeo. Pescara diventa anche una città smart, quindi facile da usare. Dobbiamo lavorare ancora, c'è ancora tanto da fare, ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. Parliamo ora della storia della nostra regione. Sono stati tantissimi gli abruzzesi emigrati in Belgio durante il secolo scorso con l'intenzione, come nel caso di ogni immigrazione, di costruirsi una vita più dignitosa di quella che era in patria. Lo racconta Francesca Lamantia nel suo ultimo libro. La montagna capovolta, la migrazione narrata dei bambini. Si chiama così il nuovo libro scritto da Francesca Lamantia. Un racconto forte e commovente sul disastro di Marcinelle che ripercorre la storia dei minatori dei paesi della Maiella emigrati in Belgio in cerca di lavoro e di un futuro migliore, spesso pagato a caro prezzo. Uno sguardo capovolto, quello che il padre cerca di far capire alla figlia. È un gioco, è un gioco di speranza e di coraggio. Qualsiasi padre che voglia bene alla bambina, quando deve scendere in una miniera e tornare nero a casa in un paese strano perché non conosciuto come il Belgio, cosa può raccontare a sua figlia vissuta nelle vostre bellissime montagne? Che probabilmente questa miniera sia una montagna capovolta e che scendendo possa vedere le stelle. Un libro che con fantasia, semplicità e leggerezza entra nei cuori, come hanno detto i figli dei superstiti che hanno letto le pagine, dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, per spiegare che i migranti di oggi siamo noi, i migranti di ieri. Noi facciamo forza e leva sulle nuove generazioni, coltivando la memoria storica affinché questi bambini che hanno avuto modo di conoscere già la scrittrice possano poi a loro volta tramandare quelle che sono le nostre tradizioni. Tradizioni che si legano a due elementi fondamentali, l'abbiamo ripetuto in modo assiduo in questi giorni, a due elementi: la pietra bianca della Maiella che viene scolpita, ma anche alla pietra
pietra nera, che è la pietra dei minatori, quella che estraevano dalle miniere con sudore e sacrificio. Ed è un nostro diritto di amministratori, ma di uomini, far conoscere quella che è stata la nostra storia, ripercorrerla e far sì che non ci siano più gli errori che ci sono stati nel passato. Quindi è importante puntare sulle nuove generazioni. Arriviamo così alla pagina dedicata allo sport, partiamo dal calcio, dal Pescara che parteciperà al prossimo campionato di Serie C in attesa che il calciomercato entri nel vivo. La società ha comunicato che in data odierna è stato rinnovato il rapporto di partnership con l'azienda campana Contrader, gruppo leader nella ricerca di nuove tecnologie, intelligenza artificiale e ricerca biomedicale applicata al mondo dello sport e non solo. Siamo felici di proseguire questo rapporto con la Pescara Calcio, un accordo all'insegna della passione per lo sport e la volontà di restare accanto ai colori biancazzurri. Il commento di Sabatino Autorino, CEO del gruppo Contrader. Visto anche gli ottimi risultati arrivati dalle giovanili del Pescara, ha proseguito Autorino, stiamo pensando nel prossimo futuro di attivarci per un maggiore impegno, sviluppando nuovi sistemi di misurazione e coinvolgendo anche il settore scuola calcio. A rimarcare questa volontà nel prossimo anno, Contrader sarà presente come main sponsor sulle maglie della prima squadra del Pescara Calcio e sulle maglie della squadra Primavera, che si appresta ad affrontare il massimo campionato di calcio giovanile. E ora il ciclismo. L'abruzzese Giulio Ciccone, fresco di convocazione per la prossima Olimpiade di Tokyo, ha raccontato ieri sera all'interno della trasmissione Velò l'emozione della convocazione azzurra da parte del tecnico Davide Cassani. Ascoltiamone un estratto. Avevi un po' il sentore che potevi far parte di questo gruppo? Ah, sicuramente è una grande emozione, perché comunque un'Olimpiade per un atleta penso che sia il massimo, più di un mondiale, più di qualsiasi altra competizione, soprattutto perché comunque a 26 anni è una bella occasione, non capita sempre, quindi diciamo che va anche bene, sono fortunato per il percorso, insomma ci vogliono diverse situazioni per essere convocato in Olimpiade, quindi non è mai facile. L'emozione comunque è grande, quindi stiamo lavorando, sto lavorando bene, siamo un bel gruppo e quindi dai, non vedo l'ora di partire. Sicuramente è una corsa dura, basta guardare comunque il dislivello e i chilometri, quindi verrà fuori sicuramente una corsa durissima, poi con il meteo, l'umidità, il caldo, insomma ci sono tanti fattori che fanno sì che sicuramente sarà una corsa dura. Poi sai, l'Olimpiade comunque, parlando anche con il CT, è una gara che non è mai scontata, perché comunque ci sono squadre con due corridori, tre corridori, cinque, quindi sai, non è mai facile. Noi sicuramente come Italia, come hanno sempre detto, magari manca forse il corridore che può darti diciamo risultato al 100%, però comunque siamo cinque, chiamiamoli jolly, ecco, quindi possiamo giocarci diverse carte, poi ovviamente quando sarà il momento si capirà un po' la strategia. Che voto daresti al tuo Giro d'Italia? Ma per me comunque è stato un giro importante, poi al di là di come è finito gli ultimi giorni, purtroppo non per un problema di condizione, ma per un problema di salute e di sfortuna per la caduta, quindi il mio voto è un voto alto, forse più anche del 2019, perché comunque ho tenuto duro tutti i giorni, ho passato giornate comunque di crisi come Montalcino e comunque ero in classifica, quindi era la prima classifica che facevo e quindi mi do un bel voto. Poi mi dispiace per come è finita, perché comunque la condizione c'era ancora, cioè io mi sentivo bene, l'avevo dimostrato fino a qualche giorno prima sul Giau, quindi dispiace, resto un po' con l'amaro in bocca, però allo stesso tempo mi dà fiducia, perché mi ha dato la consapevolezza per la prima volta che posso farlo, ecco, posso veramente provare a fare classifica per far bene.
Torna il 3 luglio l'ormai storico appuntamento di nuoto e solidarietà dell'estate pinetese con il 14° trofeo di nuoto Città di Pineto, organizzato dal gruppo Spatangus e patrocinato dal Comune, dall'area marina protetta Torre del Cerrano e dall'associazione Mare Vivo. Il 3 luglio torna lo storico appuntamento di nuoto e solidarietà dell'estate pinetese con il 14° trofeo di nuoto Città di Pineto, organizzato dal gruppo Spatangus e patrocinato dal Comune di Pineto, dall'area marina protetta Torre del Cerrano e dall'associazione Mare Vivo. Il trofeo, che appartiene al circuito Adriatica Acqua Libere di cui è promotore, avrà luogo nelle acque antistanti i lidi Saint-Tropez e Mirare Corfù a Pineto fin dalle prime ore della mattina. La manifestazione vedrà 4 possibili percorrenze per dare ad un pubblico più ampio la possibilità di partecipare: la percorrenza classica dalla piattaforma Fratello Cluster a Riva, la percorrenza doppia andata e ritorno da Riva alla piattaforma aperta solo a 25 nuotatori, la percorrenza denominata mezza di circa 3 km e la percorrenza 1500 sprint sottocosta. 4 percorrenze, la più lunga la doppia, 12 km circa, e poi la classica, il percorso classico da sempre di 6 km, la mezza da 3 km e un percorso di 1500 sprint. Torna sempre più con la voglia di nuotare, di dire appunto quant'è la passione per lo sport e per il mare e il rispetto assolutamente per l'ambiente e per appunto gli abitanti del mare stesso. Abbiamo veramente atleti di tutte le età e soprattutto atleti che provengono da tutta Italia, perché il trofeo di nuoto è conosciuto ormai a livello nazionale. Abbiamo anche la punta internazionale, perché avremo un atleta tedesco. Non poniamo limiti di età, ma assolutamente limiti che riguardano la possibilità di il certificato medico agonistico, quindi poter gareggiare assolutamente in sicurezza. Un'edizione particolarmente sentita questa del 2021, che si svolgerà come sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anticontagio Covid-19, tanto da aver integrato il regolamento di partecipazione con delle specifiche a tutela della salute pubblica. Garantire tutti gli 80-85 nuotatori che fanno le varie percorrenze, garantire a tutti la sicurezza di poter fare una nuotata in tutta tranquillità nel mare, con il blu del mare e con la serenità di poter nuotare tranquilli. Il messaggio di speranza vuole essere un messaggio di sport e solidarietà. Noi abbiamo l'aiuto delle capitanerie di Porto di Silvi e di Giulianova, abbiamo l'aiuto della Croce Rossa di Giulianova e abbiamo l'aiuto di tanti capitani privati che ci seguono e ci aiutano in mare per far sì che tutto venga svolto nella miglior sicurezza possibile. La Federazione Italiana Sport per ipovedenti e non vedenti mantiene il Consiglio Nazionale a Silvi e rilancia le attività per la seconda metà del 2021. Vediamo. Dare la possibilità ai disabili di uscire dalle loro case e praticare l'attività sportiva. Questo è uno degli obiettivi della FISPIC, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi, che ha scelto di riunirsi in Abruzzo per svolgere il Consiglio federale e illustrare le novità della stagione agonistica 2020-2021. Occasione questa anche per promuovere ancora una volta la pratica sportiva tra gli ipovedenti e non vedenti. Ma sicuramente è un piacere quello di essere qui in Abruzzo e aver portato il Consiglio federale qui, diciamo, per la prima volta in questo riavvio del quadriennio, e soprattutto perché abbiamo piacere di poter onorare la struttura che ci ospita sempre con le nostre attività e inoltre la partnership che c'è con Aran Cucine. Sicuramente è stata una fase molto difficile, molto complicata per tutti, ma soprattutto per tutti gli sportivi d'Italia e del mondo, e finalmente con delle linee guida ben precise siamo riusciti a fare attività, siamo riusciti anche nel 2021, nella parte iniziale del 2021, di fare attività,
e adesso si spera che possiamo tornare alla normalità? Beh, sicuramente lo sport è inclusione, lo sport è socializzazione, è importante far capire ai ragazzi, ma ancora di più ai genitori, che gli sport, qualsiasi sport, anche il mio, il judo, che viene visto spesso un'arte marziale, quindi ti fai male, quindi può succedere di tutto, non è assolutamente così, perché sì, gli infortuni è vero, possono capitare, ma quelli capitano in qualsiasi sport, anche per dire nel calcio. È importante comunque che loro escano dalla loro comfort zone, perché lo sport aiuta anche a costruire il proprio carattere, ecco, a muoversi meglio nella società. In questo caso possiamo coniugare quella che da sempre è la nostra passione, anche diciamo un'attenzione alle problematiche sociali e quindi un supporto a questi atleti che porteranno alta la bandiera italiana alle prossime Paralimpiadi. E con questa lezione da parte degli atleti paralimpici concludiamo l'edizione del TG6. I servizi saranno a breve disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. La prossima edizione con l'informazione di TV6 alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.